Questi sono gli ingredienti per il bauletto: la farina zero, il latte, ho preparato tutto l'uovo, questa è la farina integrale macinata a pietra, i semini, ho preso dei semini misti, un mix di semini, potete mettere quelli che volete naturalmente. E mettiamo tutto nel contenitore della planetaria. Sciogliamo la pasta madre con una parte del latte, dei grammi del latte. Inseriamo tutto, lasciamo soltanto per ultimo un po' di latte e l'olio con il sale che lo metteremo per ultimo. Sì, ho iniziato con la foglia, però poi ho cambiato subito e ho messo il gancio. Potete iniziare tranquillamente con il gancio. Prima lentamente, velocità 1, poi aumentate a 2. Aggiungete poi mano a mano l'olio e il sale. L'olio lo mettete un po' per volta e il latte che era rimasto. L'ho aggiunto prima dell'olio e del latte. Aiutiamoci ogni tanto con la spatola per far sì che l'impasto giri tutto quanto bene e facciamo incordare un pochino. Ma una quindicina di minuti. A questo punto possiamo inserire i semini. Il peso non l'ho messo dei semini perché comunque si va un pochino a occhio e a gusto anche, quindi fate voi. Facciamo girare un pochino solo così per amalgamare a velocità bassa e poi trasferiamo sul piano di lavoro. Ci metto qualche altro semino, altrimenti se volete potete usare una farina multicereali, ce ne sono tante in commercio. Questi sono i semini che ho usato, solo per farvi vedere che sono misti e bio. Lo lavoro un pochino, lo pirlo. Arrotondo così e poi lo vado a mettere dentro una ciotola e lo lascio lievitare fino al raddoppio. Se l'impasto lo fate la sera, potete tranquillamente metterlo in frigo e riprenderlo la mattina. Bene, è impasto raddoppiato. Sono passate all'incirca 6 ore. Lo giro sul piano di lavoro e lo allungo un pochino, gli do la forma presso a poco del contenitore. Lo allargo con il mattarello, ma delicatamente, senza spingere tanto. Bene, adesso lo arrotolo, lo piego, sigillo bene l'impasto. Ok, ecco qua. Lo
Bene, ora lo metto nel contenitore che ho già imburrato e poi lo lasciamo ancora lievitare. Questa è la seconda lievitazione. L'impasto dovrebbe arrivare quasi fino al bordo e comunque lo dovete vedere ad occhio se è ben lievitato. Fate la prova a dito. A me ci sono volute all'incirca 6 ore. Eccolo qua. Una volta pronto, lo spennello con l'uovo, con la miscela di uovo e latte e ci metto sopra i semini. Nel frattempo il forno a 180 gradi, faccio scaldare bene il forno, spruzzo un po' con lo spruzzino per creare il vapore. Bene, inforniamo. A me ci sono voluti all'incirca 40 minuti, ho spruzzato il forno con un po' di vapore con lo spruzzino ed eccolo qua, lo lascio raffreddare naturalmente prima di tagliare. Sembra molto bello. Vediamo poi la fetta, il profumo è ottimo. Eccolo qua. Ora queste fette o le lasciamo così a mo' di pancarré, le mangiamo come il pane. Oppure le possiamo mettere nel forno e tostare e fare delle fette biscottate, eccole qua. Bene, volevo dirvi che questa ricetta l'ho creata guardando un po' in giro su internet altre ricette e poi ho cambiato delle cose, quindi ho fatto un po' a modo mio. Bella questa anche tostata, molto bella. La posso mangiare con la colazione la mattina. Bene, amici, io vi ringrazio della visione e volevo anche ringraziarvi perché ho visto che i miei iscritti sono aumentati di molto, ho superato alla lunga i 700 iscritti. Quando arriveremo a 1000, naturalmente festeggeremo. Ciao a tutti.